Grazie Presidente. Io sono molto orgogliosa, come dice il consigliere calabrese, di partecipare al voto sullo statuto e sulla democrazia partecipata, in particolare per quanto riguarda il bilancio partecipativo. Sul bilancio partecipativo, giustamente il consigliere Sturni ha consigliato che in un secondo step si lavorerà su un regolamento. È proprio su questo che io volevo mettere qualche sottolineatura. Allora, premetto che se uno si incuriosisce e vuole andare a vedere online, il bilancio partecipativo è stato già fatto 30 anni fa in Brasile, a Porto Alegre. Quindi, per dire, noi siamo già in 30 anni di ritardo rispetto a paesi che stanno anche in ritardo dal punto di vista economico. Quindi possiamo, diciamo, essere orgogliosi di questo momento. Una cosa importante che volevo dire sul bilancio partecipativo è che bisogna assolutamente lavorare affinché questo bilancio partecipativo sia rappresentativo sia dei territori e sia delle tematiche. Per quanto riguarda i territori, noi abbiamo 15 municipi su cui dobbiamo andare a lavorare e soprattutto abbiamo 15 municipi su cui stiamo lavorando come decentramento amministrativo, e quindi in quest'ottica di decentramento amministrativo dobbiamo cercare di lavorare per il bilancio partecipativo. Per quanto riguarda poi, dal punto di vista capitolino, quello che mi premeva sottolineare era: ma noi vogliamo fare un bilancio partecipativo a partire dal bilancio di previsione o a partire dal rendiconto? Perché sono due cose diverse. Che significa? Se io voglio lavorare sul bilancio di previsione, significa che verso fine anno, cioè prima che ci predisponiamo per la chiusura e quindi la votazione al 31 dicembre, già abbiamo stabilito una quota percentuale da destinare al bilancio di previsione. E quindi in automatico ci troveremo questa quota poi nel rendiconto successivo. Questa quota, ad esempio, sempre navigando l'anno, ho visto che va dal 10 al 25%. Anche questa quota, come la vogliamo stabilire? Facciamo il referendum? Adesso ci possiamo, caro Angelo Sturni, sbizzarrire anche su come far partecipare i cittadini e quindi capire qual è la quota più, diciamo, che può essere soddisfacente per un municipio e che quindi poi le quote di tutti i municipi possono corrispondere alla quota media che poi andremo a inserire nel bilancio di previsione. Quindi molto orgogliosa di far parte di questo progetto. Volevo solo fare un piccolo, diciamo, approfondimento sul discorso di genere. Allora, io sinceramente, sulle commissione delle elette mi sento quasi un po' frustrata di quello che è stato fatto fino ad oggi, perché leggendo i verbali delle commissioni delle elette ho visto che in passato si facevano convegni, seminari, ma in realtà il tema vero, diciamo, della donna non ho notato questo grande lavoro fatto dalla commissione delle elette. Inoltre, la commissione parità di genere, cioè proprio perché ci stanno entrambi i generi, è importante che in una commissione ci sia la presenza di tutti e due i generi. E considerate che con questa nuova commissione, con una numerosità inferiore, questa commissione comincerà a lavorare, perché avete creato una commissione in cui il numero di partecipanti doveva essere talmente elevato che non riuscivamo mai a poterla ad aprire. Ho capito, però 16 di cui fanno parte in tante commissioni, che è un po' complicato, diciamo, partecipare. Per cui, ecco, io dico, se noi dobbiamo fare delle commissioni, dobbiamo fare perché devono funzionare e devono dare questo messaggio. Quindi noi non solo stiamo facendo una commissione delle parità di genere perché vogliamo affrontare seriamente, diciamo, un problema di genere in questa città, ma soprattutto perché si faccia un lavoro continuo. Cioè, questa commissione sarà
a singhiozzo riusciamo ogni tanto purtroppo a calendarizzarla. E infine sul discorso dello statuto della legge del Rio e tutto, io sono molto contenta che sono stati presi in considerazione appunto gli input dei municipi, perché è logico che quando si sta parlando di giunte, quindi di una parte politica, quindi essere diciamo attenti affinché la donna possa partecipare alla vita politica per me è fondamentale, ma non perché io sono qua e sono donna, ma perché è necessario la presenza femminile in politica, perché molto spesso le politiche che vengono fatte dalle donne, ma per certi aspetti e per certi temi non le può fare un uomo, come del resto alcune politiche che vengono fatte da uomini non le possono fare le donne. Ci sono dei temi che devono essere affrontati dal genere giusto, quindi è necessario che ci sia appunto una parità di genere. Infatti io concordo che con le quote rosa noi ci siamo sempre distaccati dalle quote rosa, ma dalla parità di genere, anzi stiamo facendo apposta una commissione proprio perché ci teniamo al tema. Quindi per me avanti così. Grazie.